Buongiorno a tutti, il libro di cui vi vorrei parlare è un libro dedicato alla canzone. L'ho scelto perché è un libro a cui sono particolarmente affezionata in quanto ha segnato l'inizio di un mio personale percorso di ricerca nell'ambito della canzone d'autore. È stato pubblicato nel 2009 dal Centro Studi Fabrizio De André e si chiama Il suono e l'inchiostro, poesia e canzone nell'Italia contemporanea. In realtà il testo nasce da un grande convegno che chiamò a raccolta a Siena numerosi studiosi, ma anche artisti della canzone, poeti ed altri tipi di personalità, e chiese loro di offrire il proprio punto di vista sull'argomento. Per questo motivo, la caratteristica di questo volume è quello di essere un vero e proprio mosaico di voci, tutte incentrate all'analisi della canzone, ma secondo punti di vista e prospettive, in alcuni casi molto diverse tra loro. Può essere diviso in due parti. Nella prima parte, troviamo una serie di saggi di stampo accademico, tra i quali alcuni studiosi offrono le proprie metodologie di analisi. C'è chi come Franco Fabbri si dedica all'analisi del dato musicale, chi come Marianna Marrucci invece si dedica all'analisi dei testi a partire da documentazione archivistica, chi come Stefano Lavia propone una metodologia di analisi del testo poetico-musicale, o anche chi come Enrico Pavese pone l'attenzione sul suono registrato. Nella seconda parte invece troviamo la trascrizione di alcune tavole rotonde che hanno la caratteristica di vedere la compresenza di studiosi, ma anche di artisti e persone direttamente coinvolte nella scrittura e nell'interpretazione di canzoni. Credo che nonostante il libro sia stato pubblicato più di 10 anni fa, possa essere ancora molto utile e attuale a tutti coloro che vogliano avvicinarsi per la prima volta allo studio di questi repertori. Thank you.